Ma è stata tutta notte, c'è stata ancora a cedere? Sì, tutti i mezzi erano qua, sono stati qua. Sì, non ma ve la lascio a casa? Sì. Allora. Tre giorni fa e forse qualche giorno prima ancora, dei ragazzi della zona che sono qualche studente, qualche precario, qualcuno invece che è disoccupato per vari motivi, hanno deciso, e anche gente che non ha casa, quindi gente che non aveva possibilità di vivere con un tetto sopra le spalle, ha deciso di prendersi una casa vuota, che è qui vuota da almeno 15 anni, 10 anni, una roba del genere. Quindi un tot di ragazzi e ragazze sono entrati in questa casa e hanno deciso di occuparla, non tanto per farne qualcosa, ma per farne uno spazio abitativo e per rilanciare il fatto che comunque a Saronno ci sono più di 1500 case vuote, 400 famiglie in lista d'attesa delle case popolari e non vengono soddisfatte. Quindi il problema della casa non è una nostra fandonia e una loro fandonia dei ragazzi che hanno occupato, ma un problema reale e persistente sul territorio saronnese. Questi ragazzi sono entrati entro lo stabile e appunto decidendolo di farne diventare casa propria. Alle 4 del pomeriggio di ieri sono arrivati in forze carabinieri e polizia di Stato e hanno deciso, dopo il rifiuto dei ragazzi di uscire perché quella ormai era la loro casa, di procedere allo sgombero. Sgombero che non è avvenuto, non ancora perlomeno, perché tre di questi ragazzi che erano dentro si sono arrampicati sul tetto e sono rimasti lì. In serata, oltre ai vigili del fuoco, che si sono trovati nell'impossibilità di sgomberare perché comunque era troppo pericoloso per loro salire, i ragazzi volevano stare su di loro iniziativa, è arrivata la camionetta della Celere che ha caricato i manifestanti tentando di sgomberare il presidio, ma senza riuscire a sgomberare il presidio, che si è riformato subito, è andato avanti durante la nottata con musica, interventi al megafono per sostenere i ragazzi comunque che sono sul tetto. I ragazzi hanno passato la notte e sono tuttora sul tetto. E per resistere allo sgombero e per dire che comunque il problema della casa, se esiste, allora si può risolvere in svariati modi, tra cui riprendersi una casa vuota per anni non è considerata da questi ragazzi un delitto, anzi una necessità, è considerato un delitto lasciare le case sfitte, lasciare che marciscano se stesse. Bene, sai una cosa, sentivo lì il colonnello che diceva che se scendono accompagnati dai vigili del fuoco, una volta riconosciuti chi sono, cioè chiedono i documenti, li avrebbero lasciati andare. Questa proposta è una proposta che accettabile o no? Questa proposta è al vaglio al momento dei ragazzi sul tetto e di chi è qua giù. Per adesso, anche perché vedo che adesso sta interloquendo in questo momento col colonnello, quindi non posso dire se è definitivo o meno. Mamma mia! Sospenda Andrea! Sì, mi passi tutta la cordellina? Sì, non tutto, però era una bomba. Allora avete fatto l'accordo e sono scesi. Fate parola allora. Diciamo che il colonnello è stato di parola. C'è stata una trattativa. Comunque la trattativa non sarebbe andata in porto se i ragazzi non l'avessero accettata. Se loro avrebbero detto no, noi stiamo su, e loro avessero detto noi stiamo su, loro sarebbero stati su. Boh, adesso cosa farete? Ve ne andate a casa? Andiamo a mangiare. Va bene, grazie. Vieni qua, appello. Grazie, grazie. Bravo, sei il più babbo dopo il viso. Vai, mangiala. Dai raga, grandi, bella.
Dai, che hanno spinto. No. E ne hanno anche guadagnati. Ricchi è convinto che tu vada a Cuneo. Non le riceverò più per almeno. Siamo portati solo a mangiare con bene. Ti vedo torna subito, ti vedo troppo. Ma le ultime domande le sapevo tutte. Non ti sei neanche abbronzato. Solo fai. Stiamo migliorando.